82 webinar, 57 laboratori, 67 focus group, 29 seminari e 2 comunità online. Questi alcuni dei risultati sinora conseguiti dalla regione siciliana nel percorso intrapreso per il rafforzamento della propria capacità istituzionale. Un cammino collegato all'ottimizzazione del PRA, al bilancio delle competenze e alla riqualificazione del personale regionale e degli enti locali. Il PRA ha rappresentato un approccio nuovo al tema del rafforzamento amministrativo. In generale è stata un'apertura a tutta la macchina regionale. Nel 2019 è stato istituito il servizio coordinamento e monitoraggio del PRA, che è quello che io attualmente dirigo e che ha dato un forte impulso al piano di rafforzamento amministrativo. Raccolto con il supporto del Formez nell'ambito del progetto Nuovi Percorsi una serie di interventi coordinati sia sul personale, quindi sulle competenze, che sulle strutture e sui servizi. Lavorare sull'ottimizzazione dei processi significa avere una capacità di riflessione e di lavorare a medio termine. Spesso invece la pubblica amministrazione si trova ad affrontare tutta quanta una serie di esigenze, di adattarsi sul momento alla richiesta appunto che arriva in emergenza. Quando abbiamo iniziato questa attività e abbiamo inquadrato un po' tutta quanta la vicenda, ovviamente abbiamo definito quali erano gli obiettivi, i risultati che volevamo raggiungere. Senz'altro l'attività di rafforzamento amministrativo ha prodotto dei risultati. Mi riferisco per esempio alle azioni che hanno reso uniformi le procedure o la manualistica, l'evoluzione dei sistemi informativi. Un altro risultato importante è stata l'iniziativa di proporre e offrire degli incentivi al personale e questa azione ha garantito il supporto del personale necessario per realizzare i programmi. Non solo strumenti più efficienti ed incentivi, forte anche la spinta per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze interne, con percorsi di formazione specialistica che hanno coinvolto sia gli enti locali, con il 90% dei comuni e il 100% delle ex province, che il personale della regione, con il 100% degli assessorati e dei dipartimenti e il 37% di strutture ed uffici. Bisogna considerare che di partenza la regione siciliana, come molte altre pubbliche amministrazioni, ha un'età media di dipendenti molto avanzata. Questo oggettivamente è un problema. Insieme a Formez è stata avviata un'attività meno frequente, diciamo, in questo tipo di iniziative, che è quella del bilancio delle competenze, e con anche un'attività di coaching che seguiva appunto questa attività di bilancio delle competenze. Si è investito essenzialmente sulla capacità di riorganizzare i servizi e di riorganizzarli con le persone che ci sono. Oltre 700 ore di formazione, più di 6.000 le partecipazioni, oltre 8.500 giornate di affiancamento. Numerosi i temi trattati, tra questi appalti, transizione digitale, lavoro agile, processi decisionali europei, pianificazione strategica territoriale. Alcuni degli elementi che sono stati, diciamo, trattati in questo progetto vanno sicuramente ripresentati. Sia la parte, diciamo, di formazione classica su determinati tipi di argomenti, come per esempio la capacità relazionale, la capacità organizzativa e, a mio modo di vedere, anche l'attività di coaching, proprio per andare ad intervenire su argomenti reali, su situazioni organizzative reali e quindi con un taglio estremamente, diciamo, produttivo su quelle che sono le attività della pubblica amministrazione. Una cosa molto importante sempre nell'ambito del progetto Nuovi Percorsi, tutta l'attività di capacitazione degli enti beneficiari finali, che è ancora in corso e che sarà anche un tema centrale per la nuova programmazione. L'argomento capacità istituzionale nella programmazione 21-27 è centrale. Insieme al Formez abbiamo fatto una serie di attività per la nuova programmazione. Abbiamo iniziato con un'attività di informazione e formazione nei confronti di tutto il personale regionale in relazione alle proposte di regolamenti, sia la proposta di regolamento comune che il regolamento FES, il regolamento FSE. Un'altra attività, sempre per la nuova programmazione, svolta dal Formez è stata l'analisi comparativa tra il PO FES
semestre 2014-2020 e il PO 2007-2013 sono state comparate delle azioni omologhe dei due programmi e si è visto dove sono le criticità sistemiche che producono ritardi. E sulla base di questo è stato fatto un documento contenente delle proposte risolutive per accelerare l'attuazione del nuovo programma 2021-2027.